una stagione importante per Marco Simoncelli, per la prima volta con, da numero uno. Come inizierà la stagione per te? Ma diciamo che sarà una stagione per certi versi un po' particolare, perché comunque diciamo parto come quello da battere, non mi era mai successo prima. Però alla fine è una stagione, penso, come le altre, perché una volta che comunque scendi in pista, diciamo, non conta se sei campione del mondo, se sei arrivato decimo l'anno prima, quello che conta è vincere nel presente. E quindi bisognerà stare concentrati al massimo, perché comunque tutti avranno probabilmente, diciamo, si aspetteranno più dell'anno scorso, la mia, che vado forte, e quindi sarà dura. Io però, insomma, mi sono preparato bene e sono pronto a lottare. Hai anche la responsabilità di correre per una casa che ha 100 anni, italiana, insomma, anche un po' d'orgoglio. Sì, guarda, è una cosa bellissima correre per una casa che ha 100 anni e fa quasi impressione correrci poi da campione del mondo. Però insomma, diciamo che quando vai in pista a queste cose non ci pensi solo a fare del tuo meglio, ed è quello che cercherò di fare quest'anno. Inizia il 2009 per Roberto Locatelli, che stagione sarà? Sarà una stagione bella, sarà una stagione affascinante e secondo me ha un sapore che adesso ho un grande appetito di cominciare il 12 aprile a Pasqua in Qatar, perché quest'anno, a parte gli interventi che ho dovuto affrontare l'anno scorso, sono veramente, dopo una continuità di una stagione intera, pronto per ripartire da una fase finale del 2008 molto positiva. Perciò sono veramente contento di far parte sempre di una squadra del genere, una squadra campione del mondo, e di partire per avere dei risultati ben vicini a quelli che può essere il podio. Anche una bella responsabilità correre con Gilera, che compie 100 anni. Sì, questo qua è sicuramente un prestigio e mi fa piacere che, oltre ad avere un campione del mondo come Marco Simoncelli compagno di squadra, sono anch'io parte del team Gilera 2009, che festeggia anche il suo centenario di una casa italiana, il tricolore, ancora competitiva dopo 100 anni. Inizia una nuova stagione anche per Gilera, come sarà il 2009 nella 250? Ma sai, questo è un anno sicuramente impegnativo per tutti, soprattutto dal punto di vista economico, perché chiaramente la situazione mondiale non è che aiuta questo mondo. Dal punto di vista tecnico invece, insomma, sarà un anno sicuramente difficile, perché Gilera sarà impegnata a difendere un titolo mondiale, quello vinto appunto da Marco Simoncelli nella stagione 2008, e come sempre riconfermarsi è sempre più difficile che vincere la prima volta, quindi sarà un anno sicuramente impegnativo. Ci saranno degli sviluppi tecnici? Parliamo un attimo di tecnica di queste motociclette, avranno delle evoluzioni? Ma diciamo che noi abbiamo in serbo qualcosa da portare sul campo qualora ce ne fosse la necessità. Questo chiaramente dipenderà però anche da quello che faranno i nostri avversari, che per quest'anno soprattutto Honda, quindi, perché chiaramente ogni modifica porta con sé anche un rischio, e non sempre vale la pena di rischiare. Quindi insomma, noi, ripeto, abbiamo fatto dello sviluppo, ce l'abbiamo nella tasca e siamo pronti a giocarci le carte nuove se ce ne sarà il bisogno. Com'è il pilota Marco Simoncelli? Beh, senti, Marco Simoncelli è uno dei più bei piloti che ho visto, nel senso che è un pilota velocissimo, è un pilota che commette, l'anno scorso, a differenza degli anni passati, pochi errori, e in più ha della sua una simpatia che veramente è fuori dal comune. Gian Piero Sacchi, responsabile della gestione sportiva Racing nel gruppo Piaggio. Si parte per il 2009 con una nuova stagione, con una Gilera campione del mondo, proprio nell'anno in cui si festeggia il centenario del marchio. È bello, perché a volte la vita ti concede questi regali. Lotti per 10 anni con posizioni di rincalzo e poi, proprio l'anno che ti serve, Simoncelli diventa campione e la Gilera correrà i 100 anni col numero uno. Sono i regali dello sport, sono le cose di questo mondo motociclistico, che è pieno di passione ancora a dispetto di tanti tempi che cambiano.